Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Grazie. Allora, ci sarebbero tante cose da dire. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che questa è una vittoria della magistratura e delle forze dell'ordine, perché polizia e carabinieri poi rischiano in prima persona quando si combatte la mafia, e purtroppo qualcuno è stato ucciso per questo, penso anche in passato, Boris Giuliano, a giudici come Livatino, Falcone, Borsellino, eccetera. D'altro canto è anche giusto chiedersi come sia possibile non solo che un latitante rimane tale per 30 anni, ma che va in una clinica del centro di Palermo come qualunque libero cittadino e si scopre solo dopo 2 anni, credo, che si curava, che era Matteo Messina Denaro e non il geometra Bonafede. Questo è inquietante. Però, scusatemi, ciascuno di noi può avere l'opinione che vuole su questo, ma che sia una vittoria dello Stato e che ci sia soddisfazione per questo è giusto. Condivido quello che dice il mio ex collega Piff, quella mentalità fa schifo, condivido il suo vaffanculo, ne ho detti in questi anni, Mirta, tu lo sai, di vaffanculo del genere, e qualcuno mi sta anche chiedendo dei soldi per questo, mi hanno fatto delle cause civili, mi difenderò. Però il problema è un altro. Quando noi parliamo di scacciare questa mentalità, questa serpe, ho condiviso buona parte delle cose e anche della passione che ha messo Dalmastro nel suo intervento. Attenzione, perdonatemi, so che qualcuno si arrabbierà per quello che dico, ma non è soltanto quel cittadino che dice ci hanno mangiato per 30 anni o quello prima che dice cosa aveva fatto, a me non aveva fatto niente di male, che rivela una mentalità, una cultura mafiosa terrificante, ma c'è altro. Perché, perdonatemi, se la mafia fa così schifo, se la mafia è così orribile, se siamo tutti d'accordo che fa schifo, ma perché in Sicilia un politico che è stato condannato in forma definitiva per favoreggiamento alla mafia, e parlo dell'ex presidente Totò Cuffaro, oggi insieme al centrodestra governa il comune di Palermo e la regione siciliana, e lo avete accolto? Perché lo avete accolto? Dice ma si è riabilitato. Oggi sarebbe stato un ottimo... No, scusami, sarebbe stato un ottimo esempio dire basta, hai sbagliato, ti sei pentito, hai pagato il tuo debito con lo Stato, bene, fai il medico, fai il volontario, fai quello che ti pare, non fare proprio più politica, noi i tuoi candidati non li vogliamo, se vi fa così schifo la mafia, non li accettate i candidati di Cuffaro, non li accettate, non accettate la sua lista, e invece l'avete accettata perché porta voti. Come mai porta voti uno che è stato condannato per mafia? Chiediamoci questo, Piff, caro amico Piff, e cari amici tutti, chiediamocelo, perché poi siamo buoni tutti a dire la mafia fa schifo e poi alle elezioni ci pigliamo i voti di uno che è stato condannato per favoreggiamento alla mafia. Ma non è un'accusa a loro. Credo di essere un avversario leale Dalmastro, una persona che io stimo, siamo avversari politici, ma una persona corretta, e sono sicuro che sia una persona onesta. Però se parliamo di mentalità, signori miei, sta mentalità non la possiamo chiedere solo al signore che chiude la porta di casa sua, la dobbiamo chiedere soprattutto alla politica. Abbiate pazienza. Allora, scusa.